C'è stata la seduta del comitato, come sapevate tutti, no? In cui abbiamo tra gli altri affrontato appunto il tema anche che in questi giorni ha avuto una grande evidenza, anche soprattutto sia nell'opinione pubblica che nei mass media, il tema della movida, e abbiamo preso delle intese, ecco, delle intese sulle primissime misure da adottare, fermo restando che riteniamo necessario allargare un po' la base di confronto e di dialogo anche un po' con tutte le componenti interessate, e a tale scopo a breve, come vi diremo, sarà attivato il Comitato Metropolitano, questo organismo in cui sarà possibile la partecipazione appunto un po' di tutte le componenti sociali interessate. Oggi ci siamo occupati appunto delle prime misure da mettere in campo, fermo restando che questo è un lavoro su cui noi stiamo impegnati da tempo, insomma, ecco, comporta per esempio questa seduta del Comitato Metropolitano era in parte già preparata e predisposta fin da prima dell'estate, ma adesso diciamo si arricchisce anche di questo contenuto. C'è un'esigenza di potenziamento dei controlli nell'immediato, e questo, come poi vi potrà anche illustrare meglio anche il signor Questore, prevede l'impiego più massivo di pattuglie miste, questure, carabinieri e anche militari, come peraltro è stato fatto fin dall'estate, nelle zone che sono più interessate al fenomeno. Certamente poi ci sarà un impegno anche del Corpo dei Vigili Urbani, su questo non c'è dubbio. Ci saranno quindi anche controlli sugli esercizi e tutto quanto. Nello stesso tempo saranno messe nero su bianco in una ordinanza che sarà emanata dal Comune di Napoli, e di cui chiaramente vi dirà tra poco il sindaco, alcuni concetti base che vanno su temi comportamentali e quindi su comportamenti attesi appunto per migliorare la situazione, e chiaramente in questa ordinanza poi sarà previsto anche in caso di inadempimento un regime sanzionatorio. Nell'ambito del Comitato Metropolitano, che si riunirà, vi posso già dire, il 7 novembre prossimo, alle ore 9 sarà convocato, noi avremo la presenza, ripeto, sia delle municipalità interessate, veramente il comitato intendiamo farlo con tutte le municipalità, però poi, essendoci all'ordine del giorno questo tema, ci soffermeremo con le municipalità più direttamente interessate a questo tema, e inviteremo anche i comitati che hanno chiesto di rappresentarci le loro esigenze, e anche componenti, insomma, della società civile, del mondo professionale, delle associazioni rappresentative di alcune categorie interessate, come quelle degli esercenti. Perché l'approfondimento con il Comitato Metropolitano è proprio il luogo previsto, individuato dalla legge come il luogo per approfondire l'analisi sulle situazioni della sicurezza urbana nelle aree metropolitane. Questo è uno strumento che è stato introdotto con il recente decreto Minniti, ed è quindi è stato già attivato in occasione della visita del Ministro dell'Interno del 1º marzo, ma adesso prende proprio corpo la sua attività, e quindi questa attività di approfondimento e di analisi di alcuni temi specifici. Quindi il 7 è previsto l'avvio di questo confronto. Nel frattempo sarà entrata in vigore, immagino, l'ordinanza sindacale, ci sarà un periodo di sperimentazione, nel frattempo proseguirà questo confronto, e da questo confronto naturalmente noi pensiamo che possano venire contributi utili sia per validare, diciamo, quello che è stato già fatto, sia per eventualmente apportare qualche miglioramento. È chiaro che siamo aperti a ogni contributo da parte di chiunque.